Benvenuti a questa nuova premiere che stiamo utilizzando questo format un po' più intensivamente nell'ultimo periodo anche per facilitare la messa in onda al di fuori degli orari delle dirette. Oggi torniamo un po' alle radici, andiamo a provare qualcosa di chitarristico con un prodotto di un artigiano italiano, precisamente di Roma, Francesco Cremonese con i suoi Black Cat Devices. Ve ne faccio vedere uno, diciamo, qui adesso brevi mano, con questa finitura un po' celestina, celeste, bianco-celeste. E, però quello di prova che abbiamo è questo qui a fianco a me. Non è vero, questo qua giù è Francesco Savarese, che adesso vi presenterò tra un momento. È questo, è in orange e nero, che adesso lo andiamo a vedere di preciso insieme. È lo stesso pedale, di fatto, e questa è la prima peculiarità, cioè il fatto che i prodotti che vedete, si vede bene adesso qui con questa finitura, con queste righine che vedete, sono prodotti in stampa 3D, quindi si possono customizzare completamente a piacimento anche la tipologia dei knob che vedete qui. Ci sono questi circular e qui ci sono questi fatti a croce, quindi oggi andiamo un po' a conoscere bene questo produttore, questo prodotto, oltretutto questo Fox Drive. Fino adesso hanno prodotto più che altro fuzz, però eravamo curiosi di provare questo nuovo pedale e, come avete visto, ho spoilerato un po' la sorpresa, finalmente potremo riprendere a fare questi test con uno storico amico, non solo di Music Off ma mio personale, da eravamo ragazzini che suonavamo insieme, che ha fatto tantissimi video test su Music Off. Però stando qui vicino, negli anni in cui abbiamo avuto i lavori qui in studio, ci siamo dovuti un po' fermare e adesso però oggi riprendiamo un po' la strada. Mister Francesco Savarese, grande fa, come ciao, stai? Doc, bello mio, bene bene, piacere, bene. Piacere essere qui nello studio nuovo bellissimo di Music Off. Bene, vedo che ti sei armato fino ai denti. Beh, sì, sì, sono buona compagnia dietro, sì. Bene, bene. Senti, avvicinati un filino al microfono, proprio micron, così mentre chiacchieriamo ce lo proviamo per bene. Intanto, guarda, ho preparato questa scenetta così, dove abbiamo io, te e il pedale che è a portata di mano, come vedete qui sotto, e ci permetterà di fare un po' di test. Io direi, prima di dire qualsiasi cosa, suoniamo un pezzettino, usiamo una piccola backing track che oltretutto è del mitico Giacomo Pasquali, come sempre, cioè le backing track di Music Off sono tutte sue, e un minutino vi facciamo sentire come suona il pedale, che è un overdrive. Adesso lo andiamo a snocciolare un pochino, un po' di delay, un po' di riverbero dritto dentro l'ampli, che adesso vi racconteremo che cos'è, come cosa città animali. Useremo sia il drive, farò un paio di modifiche durante la performance di Francesco e poi accenderò anche il boost, che andiamo a vedere un attimo bene come funziona. Tu sei pronto, Fra? Certo, e allora andiamo. Cominciamo. Yeah, dai, una cosa bella ambient per prendere un po' le misure. Che dici, che impressione ti ha dato sentirlo già così, primo colpo, con la tua PRS, col tuo suono?
Guarda, è un pedale molto interessante, ricorda sicuramente un, diciamo, un TS9, poi insomma dimmi pure tu cosa ne pensi al riguardo. Mi piace perché comunque è abbastanza dinamico, soprattutto se lo si usa con un gain intorno alle ore 12 l'una, insomma, per intenderci, per cui praticamente a metà corsa. E il boost, che correggimi se sbaglio, dovrebbe essere in post. Sì. Comunque aggiunge, oltre al volume, anche un discreto drive, per cui può essere anche utile per uscire magari sulle parti quelle un po' più solistiche. Sì, e... io poi ci ho smanettato un filino durante adesso, ho cambiato, diciamo, la parte dei toni. Scusate che mi sposto un momento soltanto per farvi vedere. La parte dei toni, siamo partiti a ore 12 tutte e due. Effettivamente, quando gli ho dato un po' di manetta... Sentiamo magari. Sì, esatto. Allora, aspetta, facciamo sentire il... chiamiamolo clean. Esatto. Poi adesso siamo collegati a una mezza barba 101 che è dentro al boot. E aspetta che se parliamo però rientro pure da qua, quindi ok, che sta dentro il boot là, la mezza barba 101, quindi una monocanale, proprio pedale dritto dentro la mezza barba, e ci sono un paio di delay soltanto di accompagnamento per avere un suono un po' più di aria e un po' di riverbero di fondo che abbiamo messo direttamente dal banco. Adesso è tutto flat, però è spento, sentiamo un attimo il clean, accendo. Il volume è giusto, ha messo un po' di corpo, diciamo, dentro, senza esagerare. Adesso per esempio sentite, se vado ad aprire un po' i toni, comunque rimane dinamico sotto le dita, è piacevole suonarlo e rimane anche abbastanza trasparente, cioè voglio dire non cambia troppo il suono all'origine, per cui è fedele. C'è una bella campanella poi tutto sopra. Bello scarico, proviamo a scaricarlo ancora un po' di più, andiamo un po' più giù. Vai un po'. Prova pure il pick up a manico, vediamo un po' come si presenta con quello. Andiamo a crescere un po' di gain sempre, con lo stesso giro. Pick up al manico, questo prego il ponte pure, e pure qualche nota lunga, magari sentiamo un po' come si presenta. Dagli tutto il gain, vediamo che succede. Pure sai che impressione mi dà? Che quando è tutto tirato
entra in gioco un po' di compressione, è vero, le alte diventano leggermente fazzose, se si può usare questo termine. Sì, si schiaccia un po' il suono. Sì, schiaccia un po' che già diventa più compresso, più quadrato, però ecco, mi sembra che si rimanga comunque molto a fuoco. Vediamo da questo suono... pure sono tutto aperto, boost, però dimmi pure la tua anche sotto le dita. Sì, sì, sotto le dita. Devo dire che anche quando hai messo il boost, comunque si avvicina forse a un campo fazzoso. Sì, infatti, sembra il, diciamo, fino a che suoni giù come stile, come controllo, quindi nella parte bassa del medio bassa del gain, direi fino a questa ordine di grandezza, diciamo a ore 3. Rimane molto, molto dinamico, molto clean anche la parte di drive. Sì. È come se ci avesse un comportamento diverso quando vai sull'ultimo stadio di gain, che non è necessariamente una cosa che non è giusta, nel senso, anzi, no. È stato un po' anche il cuore di tante produzioni negli anni 70, viene in mente tutto il mondo Big Muff. Che... Di nuovo di moda, tra l'altro. Insomma, sì. Ma vogliamo provarla con dei single coil, che dici? Bravo, intanto recuperati la tua Strato, dai, che secondo me sarà la morte civile. Mi devi mutare, credo, visto stiamo facendo veramente tutto in diretta, però. Sì, tutto in diretta. Aspetta, vediamo un attimo, ti muto al volo. Vai, ti puoi smutare, ti puoi staccare. La cosa interessante è che il Francesco Cremonese di Black Hat lo definisce un po' un overdrive intelligente. Secondo me è a questo anche che si riferisce, cioè che... arrivata a una certa soglia, questo drive non fa più soltanto da gain, ma fa un po' da scoop del suono in maniera più specifica. Diventa più squadrato, leggermente più squadrato il suono, ed è comunque molto a fuoco, e con delle alte un po' più harsh, che durante il solo, secondo me, dove c'è magari parecchia compressione di tutta un'orchestra, o una band dove devi uscire il tuo solo, scusate, l'orchestra, mi è venuto in mente Katri Kovan adesso che ha fatto questo concerto live a Milano con l'orchestra, e il suono esce veramente tanto. Senti, invece sentiamo un po' pure con la Strato come si comporta. Vediamo sullo stesso giro, adesso vediamo un attimo sì. Come è settato adesso. Allora aspetta che lo riporto in posizione sentiamo originale. Prima il clean, sentiamo... sì, diciamo lo riporto 50-50 basso, anzi. Ah, ovviamente c'è meno volume perché adesso sono single coil. Allora aspetta che glielo compensiamo un pochettino il volume. Vai, suona. Allora il volume è ovviamente un po' più basso perché la Strato con i single coil suona più piano, però vi sto dando un po' più di volume in diretta per farvi più o meno equilibrare il livello, però sappiate che siamo partiti un po' più giù. Vai. Manico e ponte, vediamo sì. Come si comporta. Questo è il manico. Guarda, prova a dargli ancora un po' di gain perché dove qui sta adesso? Innesca okay. Meno. Okay. Adesso siamo quasi al massimo. Quell'effetto, diciamo, di leggera compressione, di squadratura che sentivo con gli humbucker, non la sento più adesso. Okay. Meno. Prova un po' di nuovo. Sì, adesso siamo sempre al manico col singolo. Sì, sì. Yeah.
Qua si sente, come dicevi tu, un suono un pochino più schiacciato, ok? Sì, sì, sì. Vabbè, comunque, quella è una Xotic, no? Sì. E quella c'è il pick up, l'humbucker al ponte, esatto, quindi ci sta. È un humbucker, infatti. Singolo. Humbucker. Bello. Col singolo mi piace tantissimo. È proprio perché, diciamo, perde quella leggera schiacciatura che sentivo prima, che da un overdrive non me l'aspetterei, però questo nome Fox Drive, il fatto dell'overdrive intelligente, non mi stupisce il fatto che sia duale quel gioco del gain. Però col singolo al manico è bellissimo. Molto. Proviamo pure col boost, col singolo al manico? Sì, magari leviamo un po' di drive prima, che dici? Sì, togliamo un po' di drive, mettiamoci di nuovo a ore 2. Fammi sentire una frase in mezzo lì, sempre il sol minore, in sol, com'era? Ok, vado col boost, uguale. Va su frequenze, diciamo, più alte, no? Sì, sì, sì. Comunque rimane sempre dinamico, eh? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Siamo comunque con lo stesso settaggio di prima, abbastanza. Sì, poi col boost tirato. Mi sembra di ricordare che se lo spegniamo non si può usare il boost da solo. Questa cosa, evidentemente, c'è anche il fatto che il circuito lavora in connessione la parte di drive con la parte di boost. Però comunque il suono è molto interessante. Sì. E un po' se lo spengo e lascio acceso solo il boost. Ok, si può fare una memorizzazione dell'acceso spento già con il boost inserito. Questa cosa è comoda. Okay. E io ti farei risuonare su quel pezzo di prima con la strato adesso. Ok. Senza, diciamo, senza cambiare troppo il gioco come abbiamo fatto prima, però ti ci farei risuonare e vediamo un attimo come si comporta su questo. Siamo sempre in diretta, sempre in diretta. E, bello, molto diverso. Il fatto che spinga di meno il pick up lo rende molto, molto diverso proprio a sentirlo da qua. Non so sotto le dita tue com'è. Guarda, ti dico personalmente e sinceramente, perché comunque mi conosci, sono sempre sincero, preferisco i single coil.
Con questo drive. Sai che stavo sentendo adesso, mi è venuto, mentre facevi l'ultima parte, ho fatto una prova a mettere il boost anche, però tirando giù parecchio il drive. Prova un po' a suonarlo un attimo, okay. Vediamo come si comporta. Sei col manico? Sì. Ecco, adesso siamo a metà via con il drive e con il boost insieme. Sento delle frequenze più alte rispetto ovviamente al settaggio normale, però... Proviamo senza, prova di nuovo. Metto il boost. Queste crespelle, diciamo. Sì, sì, c'ha proprio sopra, sì. La campanella che esce molto di più. Bello, sì. Bello. Poi ecco, guarda, c'è un paio di curiosità che vi volevo far vedere. Il pedale, la cosa molto interessante, questa customizzazione riguarda tutto. Scusate, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Eccolo. Vedete, in e out sono 3D anche questi. Il pedale è completamente stampato in 3D, senza buchi particolari. C'è l'alimentazione che hanno 9 volt DC, credo, sì. Poi in e out, qui l'abbiamo già visto. E poi semplicemente la customizzazione del colore o del tipo di pot o anche alcune grafiche sono possibili on demand. Soltanto una nota di colore, che ovviamente poi il suono, ognuno... Penso sempre sia bello provarlo dal vivo sulla propria strumentazione. Non è un overdrive proprio forse plug and play, c'ha vari step di verifica, anche se è un pedale molto semplice perché, cioè, alla fine c'ha 3 potenziometri e il boost. Però abbiamo visto già adesso che il gain e il tono si comportano in maniera diversa a seconda del posizionamento che hanno in gioco. Una cosa molto carina, molto da artigiano, che mi piace molto questa cosa qua, è il fatto che Francesco faccia i libretti suoi custom e li faccia veramente custom, cioè che all'interno delle, non solo le specifiche con l'assorbimento, il peso, dimensioni eccetera, ma anche il tipo di customizzazione. Vedete, questo è il celeste bianco con le manopole semicircular, firmato da Francesco con la data di collaudo, e poi anche l'altro, che è quello che stiamo provando adesso, sostanzialmente questo qui, che è la versione con arancio e nero, le manopole semicross sono diverse, sempre firmato e collaudato da Francesco. Ecco, in Italia abbiamo tantissimi artigiani che non soltanto lo fanno con grande passione, lo fanno con grande competenza, e il fatto che in questo tempo, ecco così, un po' complicato, stiano mancando tante volte le materie prime per i prodotti più blasonati, più famosi, semplicemente quelli industriali, secondo me questo è un buon momento per provare e sperimentare l'esperienza fatta con un artigiano che produce da vicino e non soltanto le sue macchine, ma le mie macchine, i miei prodotti che io voglio provare. Com'è il tuo rapporto con gli artigiani? Ovviamente senza necessariamente far nomi, Francesco. Cioè, il fatto di fare collaborazioni con gli artigiani, il fatto di poter parlare direttamente con loro per avere una modifica, una cosa diversa, una modalità diversa. Com'è questa esperienza con te, che ormai sono 30 anni, ecco, che ci collabori? È molto importante, secondo me, perché comunque... avere un rapporto con una persona che ti può seguire da vicino, conosce magari il tuo suono, o comunque con cui tu ti puoi rapportare meglio rispetto a una grandissima azienda, dove comunque non hai questo rapporto diretto, è molto importante, insomma. Nascono anche delle belle amicizie, e non voglio fare nomi, insomma, però ovviamente ho dei rapporti con delle persone, degli artigiani veri e propri, molto bravi, italiani. Secondo me è una base dalla quale partire. Dalla quale partire e da non perdere, insomma, anche durante gli anni. Bene.
Va bene, caro, io ti ringrazio intanto di questa prima prova che abbiamo fatto con questo Fox Drive. Questa ve lo faccio rivedere soltanto per completezza, ma ovviamente il video è a disposizione e lo potete vedere e sentire più e più volte. Penso che troveremo modo anche di farvelo provare sicuramente al Guitar Show di Padova, che oggi stiamo girando questo video, è il 21 di aprile. Tra un mesetto circa c'è il Guitar Show e Francesco sarà su con anche tanti altri artigiani per presentare in anteprima questo Fox Drive. E noi ci vediamo alla prossima diretta o premiere. Speriamo che vi sia piaciuto questo video. E, indipendentemente ecco, dal prodotto, l'idea è di trovare sempre dei format che facciano giustizia ai prodotti che noi testiamo per voi. Quindi se vi fa piacere lasciate un commento qui sotto. È sempre importante per noi avere i vostri feedback, non soltanto sui prodotti ma anche su quello che trovate da parte nostra, quindi contenuti, audio, video e così via. Iscrivetevi al canale di Music Off e ci vediamo al prossimo video. E grazie gigante di più a Francesco Savarese. Grazie grande a te. Bro. Ciao, grazie. Che sia, guarda, il primo di una lunga serie di prossimi video. Va bene, certo, volentieri. Ciao a tutti. Ciao.